Buongiorno a tutti, Massimo Coda è a vostra disposizione. Prima domanda di Elio Donno del Corriere dello Sport. Prego Elio. Massimo, io ti faccio due domande in una. La prima è questa: dopo 6 giornate sei già assieme a Di Mariano capocannoniere della squadra, in una formazione che cambia pelle strada facendo, nel senso che spesso passate anche a 4-2-3-1, per cui oltre a fare i bomber abbiamo scoperto quest'anno che ti impegni a fare anche da assist man eccetera. Come ti trovi in questo ruolo e soprattutto con quale spirito, quali ricordi attendi l'arrivo del Monza? La seconda, segue la tua esternazione fatta qualche conferenza stampa precedente, quando dicesti giustamente sono in scadenza di contratto, non sono giovanissimo, punto ad avere un rapporto a lungo termine. Con Lecce hai parlato, a che punto state? Volevo, se possiamo sapere soltanto questo. No, innanzitutto è una cosa che avevo detto già inizio anno, quando si era prospettato il 4-3-3, che avrei dovuto fare un lavoro totalmente diverso rispetto all'anno scorso. È chiaro che devo legare più il gioco con la squadra, devo battagliare, devo andare sulle seconde palle, quindi è più dispendioso a livello energetico, però a livello di numeri dai, mi sto confermando come l'anno scorso, quindi a livello, su questo piano qua non è cambiato nulla. E sicuramente avere due moduli a disposizione è un pregio per noi, secondo me, perché anche a Cittadella stavamo un attimo in difficoltà, il mister ha capito e ha cambiato subito, quindi è una cosa positiva averne due. Per quanto riguarda il mio Monza. Il Monza, no, il Monza, ricordo, eh? Ricordo triste l'anno scorso, no? Purtroppo lì diciamo che era successo prima in casa, dove abbiamo perso il campionato, dai. Col Monza poteva capitare una partita così, comunque era in casa loro, eravamo tutti e due in un buon momento e quindi ci poteva stare. Venerdì, hanno sempre individualità forti loro, dovremmo essere bravi a metterla sul ritmo alto e cercare di limitarli il più possibile. Per quanto riguarda il mio contratto, premetto che mi sto concentrando sul campo e ad impegnarmi in allenamento e tutto, poi è chiaro che con la società abbiamo un ottimo rapporto, quindi a tempo debito penso troveremo una soluzione. Pierandrea Casto, Salento Live 24. Buongiorno Massimo, cosa è scattato con quel successo all'ultimo secondo contro l'Alessandria con un tuo gol nella squadra, visto poi gli ex blu-a esterni che ci sono stati? E poi come state preparando, un po' hai risposto già al collega Donno, la partita col Monza, visto che lo scorso anno c'è stato un po' di timore reverenziale in entrambi gli incontri, sia nella gara interna, quella di gennaio, sia quella a Monza, soprattutto all'inizio di gara? Guarda, aspetta, mi perdo sempre una volta. La prima cosa è scattato con il tuo gol, quindi... Sì. No, chiaramente siamo una squadra che ha cambiato tanto, quindi è chiaro che inizialmente ha avuto qualche problema in più. Poi quando c'è quella cosa che devi per forza vincere la partita, non diventa facile poi. E va in difficoltà anche magari con squadre come l'Alessandria, però vincendo questo tipo di partite ti sblocca qualcosa, e poi si è visto nelle due successive, soprattutto a Crotone, dove la squadra sembrava più libera mentalmente, più sbarazzina, e quindi le cose riescono meglio, dai. Chiaramente affronti una squadra che sulla carta ne parlano tutti, dovrebbe stravincere il campionato, quindi con individualità importanti, quindi lo affronti sempre un po' più timoroso, però questa cosa ci deve passare, perché secondo me siamo all'altezza del Monza e quindi dobbiamo fare la partita da Lecce, soprattutto visto che siamo in casa, sperando che ci possano dare una mano anche i nostri tifosi. Gabriele De Giorgi di Lecce Prima. Massimo, un attaccante si considera non solo dal numero di gol che fa, ma anche da quali partite sceglie, diciamo, fra virgolette, per fare gol. Tu hai segnato nelle partite più complicate, messe da parte Cremona, che tutti vogliamo dimenticare, hai segnato col Como, con l'Alessandria, col Cittadella. Non hai segnato lì dove la squadra forse ha espresso il miglior calcio, parlo della partita col Crotone, ma anche Benevento, dove hai avuto due occasioni
importanti e forse hai fatto delle scelte anche non da te, tipo l'ultima di passare. Ti manca un po' uno o due gol in quella partita per arrotondare il bottino? Sì, sì, ma io sono contento, quando arrivano le occasioni significa che creiamo tanto, poi succede la partita che ci provi in tutti i modi e non ne entra mai, quindi l'importante è farsi trovare lì e come dici tu, poi le partite dove ho giocato meglio, forse è stato Benevento proprio e Crotone, dove la squadra ha girato meglio, perché chiaramente, come dicevo, tra me e il vertice, quando ci facciamo vedere spesso e veniamo trovati, sicuramente riusciamo a far girare meglio la squadra. Pasquale Marzotto della Gazzetta dello Sport. Buongiorno. Buongiorno. Ha detto che al contratto poi si pensa nel momento opportuno, c'è tempo, ma in questo quanto la rassicura avere al fianco poi Strefezza e Di Mariano? No, Strefezza, Di Mariano, Olivieri, sono tutti, lo stesso Paganini, Listoschi, comunque sono tutti giocatori che ti creano superiorità e ti possono mettere tutti nelle condizioni di poter fare tanti gol, quindi spero che i nostri esterni ne facciano tanti, però ne facciano fare anche tanti. Venerdì sera Lecce-Monza, si ritorna a giocare con il Monza, è la terza gara ma è di sera e si parla tempo fa, prima che Coda firmasse con il Lecce, di una cena, lei l'ha svincolato, con Gagliani, è vera o no? No, no, c'è stato un incontro con la società del Monza, però poi non si fece nulla perché fecero altre scelte e c'è stato solo questa cosa qui con loro, poi è passato tutto. Antonio De Giorgi del Nuovo Quotidiano di Puglia e Telerama, prego. Buongiorno Massimo, ti volevo chiedere una cosa, mi riallaccio alla prima domanda del collega Donno sul modulo. Se dovessi scegliere, quale preferiresti? Se dovessi dire a Baroni giochiamo in questo modo, col 4-2-3-1 per te questo modulo comporta meno sacrifici? Sei più vicino alla porta, sei più servito? Ma come ho detto prima, in base alla partita secondo me... Il mister è stato bravo già a Cittadella, l'ha fatto con l'Alessandria a partita in corso, di capire che le problematiche magari che c'erano in quel tipo di match e cambiare il 4-3-3 dove abbiamo lavorato fin dal primo giorno di ritiro a cambiare il 4-2-3-1, quindi l'ho detto, per poter fare grandi cose bisogna avere doppia scelta, poi se sto bene io no, quello conta meno, dai. L'importante è che c'è l'unione di gruppo, di squadra, che come stiamo facendo. È indifferente. Ultima domanda, ancora Gabriele Giorgi, Lecce prima. Sì, scusa Massimo, mi è venuto in mente un particolare. C'è una foto a Cittadella che ti ritrae con la mano sul volto quando abbiamo preso il pareggio alla fine del primo tempo. Era più la rabbia per il tipo di azione, visto che si trattava della seconda occasione da gol in 30 secondi, e quindi per l'ingenuità della squadra, o più perché era arrivato allo scadere del tempo che si riteneva archiviato? No, perché proprio 30 secondi prima avevamo preso il gol che era stato annullato, che era la palla era uscita fuori, e quindi prendere subito gol in quel modo mi ha fatto un po' di rabbia, dai, però anche perché andavamo a fine primo tempo in vantaggio, era sicuramente una cosa positiva. Poi ringraziamo tutti quanti voi, ringraziamo Massimo Coda. Grazie, grazie.